Amici della Serie D, un caloroso benvenuto e ben ritrovato da Alessandro Pau. Siamo in diretta sulla pagina Facebook della Roma City. Oggi vi racconteremo la sfida tra i padroni di casa della Roma City e la Vigor Senigallia, match valido per la nona giornata del girone F del campionato di Serie D. Venne riconquistato il possesso da parte delle Senigallia, la palla è buona, la posizione è regolare, nel rigore la palla viene allungata troppo e poi diventa facile preda per Barone. Vediamo se oggi riuscirà a invertire questo trend, anche se l'avversario è sicuramente di spessore, non sarà di certo facile mantenere la parte inviata. Attenzione però al tiro tentato da Perroni, era una buonissima chance questa per la Roma City. Perroni non ha trovato però il colpo vincente, con Zoppi e Ricci a fare gli esterni larghi. Attenzione intanto al pallone dentro, Ricci la mette l'imbucata, Raffini fermato dall'intervento del difensore rossoblu, palla che termina tra le braccia di Roberto. C'è spazio però per Mancini, che può scavare sull'out di destra. Ancora Mancini, si accentra il 2, poi allarga per Chieriota, posizione regolare, il 7, punta Ricci, palla dentro, il tiro, la palla che si insacca sotto la traversa per il vantaggio della Vigor Senigallia al 28° minuto. Cambia il parziale, è 1-0 per gli ospiti. La firma del numero 8, Alessandro Pesaresi, che ha battuto Barone con un tocco di prima intenzione, palla che si è insaccata sotto al 7 e ha messo la sfera sotto la traversa alle spalle di Barone per il vantaggio dei rossoblù. Attenzione però a Cabella che va col destro, la parata di Roberto, palla in calcio d'angolo, tutto pronto per il destro di Cabella, traiettoria a rientrare per questo corner. Parte la sfera in mezzo, si impenna, resta ancora giocabile di testa e poi Roberto allontana la sfera. Ancora una parata importante dell'estremo difensore. Lotta con Diakité, il capitano rossoblu. Scontro fra titani praticamente in avanti. Poi Chieriota va via molto bene da lì col mancino. Chieriota, Barone risponde presente, si allunga alla sua destra, palla in calcio d'angolo. Ripresa che inizia in questo istante. È la Roma City a giocare il primo pallone di questo secondo tempo. Gagliardini, Mancino dentro, Raffini prova a svettare di testa, si inserisce il tentativo, Perroni, è calcio di rigore, ha atterrato Perroni in area di rigore. C'è il fischio, Raffini può prendere la rincorsa col destro. Parte Raffini, la palla si insacca per l'1-1, il pareggio della squadra di casa, la firma di Raffini che trasforma il penalty, spiazza Roberto, è 1-1 allo stadio Leprignano di Capena. Manoni col destro colpisce la barriera, palla allontanata, allora Zoppi col destro, il cross sul secondo palo di Akite e poi arriva il gol, ma si era alzata la bandierina dell'assistente. Cabella con il cross, palla dentro, ci arriva, palla alta sopra la traversa. Ultimi 6 minuti più recupero in questo incontro. Attenzione al Senigallia, il cross dentro, il colpo di testa e la palla che supera Barone per il 2-1 della Vigor Senigallia. La firma di Derrico, il numero 20, subentrato a partita in corso, fa 2-1 il colpo di testa che beffa Barone, il nuovo vantaggio rossoblu, la firma di Derrico. Ultimi 4 più recupero al triplice fischio, è 2-1 per la Vigor Senigallia. Ferrante col cross sul secondo palo, il tiro, la parata clamorosa di Roberto che vola sotto la traversa. Abbiamo superato il 94°, arriva il triplice fischio, la Vigor Senigallia espugna lo stadio Leprignano. Roma City sconfitto 2-1, secondo stop consecutivo interno per la squadra di statuto che non riesce a dare continuità al pareggio ottenuto una settimana fa in trasferta. Siamo con il direttore generale della Roma City, Peter Sagliamonis. Buonasera Peter. Buonasera.
Allora, Qui alla Roma City c'è un nuovo progetto. Quali sono i vostri obiettivi, le vostre ambizioni? Well, our goal is to just run a good soccer club for now. Obviously, we have ambition to try to win the tournament and il nostro obiettivo è di avere un buon ciclo adesso. Ovviamente la nostra ambizione è di vincere il torneo e di andare più avanti possibile. Ma al momento non è questo quello a cui pensiamo. Al momento vogliamo solo fare il nostro meglio nel gestire la nostra squadra e fare tutto nella maniera giusta. Vogliamo essere molto umili e non vogliamo pensare che siamo i migliori e che faremo grandi cose. Ma ovviamente abbiamo l'obiettivo di fare tutto questo. Okay, thank you. Yeah, you're welcome.